Certamente chi ci sta seguendo in diretta a Facebook vede accanto a me Agnese Ginocchio, che io ho chiamato prima la suffragetta della pace, perché ha dedicato la sua vita e la sta dedicando la sua vita alla ricerca della pace e messaggi che possono colpire il cuore della gente. Agnese, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie di essere qui con noi. La radio è tutta tua. Grazie. Io ti ho invitato per, prima di tutto, per parlare di questa brutta situazione che ci sta interessando un po' tutti. Sì. Sì, perché è una situazione che interessa a livello globale, non è soltanto la questione dell'Ucraina, della Russia, ma è la questione che interessa l'Europa, il mondo, noi siamo tutti coinvolti. Le risorse, gli approvvigionamenti di cui necessitiamo ricorrono proprio dalla Russia, cioè il gas, cioè già abbiamo avuto degli aumenti con l'inizio dell'anno, aumenti vertiginosi che stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane. E il governo non fa niente. Il governo fa solo chiacchiere, perché il governo dovrebbe fare di più. Innanzitutto, come Movimento per la Pace ci stiamo battendo, perché la NATO deve uscire fuori, perché non possiamo continuare a essere ostaggio dei loro capricci. E fin quando ci sarà questa situazione non potremo mai affermare il diritto alla pace, che è un diritto sancito, oltre che nella Costituzione e nel Trattato internazionale, non è stato mai rispettato. E allora noi, come popolo italiano, come popolo mondiale, ecco, noi ci troviamo anche a 19 anni, proprio in questi giorni, il 15 febbraio 2003, in tutto il mondo si svolse una grandissima manifestazione contro la guerra in Iraq, dove per la prima volta scesero in piazza a Roma 3 milioni di persone, solo a Roma, ma in tutta Italia e in tutto il mondo. La grande mobilitazione Fermiamo la guerra, che fu lanciata dal grande Gino Strada, fondatore di Emergency. Sì, Gino Strada, se fosse stato vivo in questo momento, si sarebbe sicuramente si sarebbe arrabbiato, perché stiamo proprio perdendo le staffe, stiamo perdendo tempo, ci perdiamo in chiacchiere, quando invece bisogna passare all'azione. E passare all'azione significa che il governo e i governi devono agire con una politica di pace fondata sul disarmo. Quindi il disarmo, chiedere la legge dell'abolizione delle armi, le armi nucleari. La Russia fa paura perché possiede l'atomica, e la Russia non, di fronte alle sanzioni che minacciate dall'Europa, sì, dagli stessi Stati Uniti d'America, la Russia se ne fa beffa, perché la Russia dice: io ho il nucleare, quindi a me non mi costa niente. Però anche l'India ha il nucleare, anche l'Iran non hanno, cioè voglio dire, l'India dove alcuni, io non ci sono mai stato, alcuni amici miei che pensavano di camminare tra gente che dormiva, invece poi mi ha detto che era gente che era morta, cioè voglio dire, no? Però intanto non dai da mangiare alla gente, tu governo indiano, però tieni l'atomica. In Iran la stessa cosa, l'Iran che calpesta i diritti civili delle donne, l'Iran che calpesta i diritti dell'umanità intera, però all'atomica. Noi non siamo, globalmente non siamo a livello mondiale un popolo di pace, forse siamo stati talmente abituati alla guerra. È sancito nella Costituzione. La Costituzione, ricordiamo l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Il termine ripudiare significa che non possiamo accettare, eppure continua a finanziare le missioni militari, la produzione delle armi, quando invece quei soldi potrebbero essere destinati per le emergenze. Una delle emergenze è stata proprio la pandemia, ci siamo trovati impreparati di fronte a questa situazione, la sanità
in ginocchio, abbiamo assistito alla morte di tanti sanitari, allo stremo di tanti infermieri, e non sapevano come supportare, perché abbiamo avuto le terapie intensive intasate, specie in Campania, quindi il governatore imponeva continue quarantene, però noi dimentichiamo, cioè a noi non servono le armi, a noi serve tutelare la vita umana, è la cosa più importante, e serve una politica di pace. I governi, questo come Movimento per la Pace ci stiamo impegnando da anni, perché veramente è uno scandalo. Ascolta Agnese, molta gente ti sta guardando adesso con la nostra diretta Facebook, no? In molti si staranno anche chiedendo chi è. Parlaci un attimo di te, parlaci come è cominciata questa tua battaglia, questa tua guerra. La mia battaglia è iniziata. La tua partecipazione al volontariato. La mia scelta per la pace. Innanzitutto, l'attentato alle Torri Gemelle del 2001. Io ero ragazza, ovviamente i giovani sono combattuti un po' tra una cosa e un'altra, però di fronte a certi episodi, quando vedi quelle due torri, quel fumo che esce dalle torri, qualcosa te lo devi pure chiedere. È come persona, ero già una cantautrice, scrivevo canzoni sul sociale, solite canzoni, però di fronte a quelle scene un interrogativo cominciava a pormelo, a dire ma che sta succedendo? Cioè, dove stiamo andando? E io che cosa posso fare? Ovviamente avevo tutte idee confuse, non sapevo di qua di là, però nel frattempo dal 2001 arriviamo al 2003, la guerra in Iraq, si parlava di questa guerra. Si lanciò questa mobilitazione internazionale Fermiamo la guerra. Non so come una serie di amicizie, di circostanze, entrò in contatto con queste persone, con questi movimenti, questi gruppi già nella nostra provincia di Caserta, il gruppo Emergency. Già operativi, il gruppo sì. Emergency esisteva, purtroppo adesso non c'è più Emergency, no. La provincia di Caserta, esiste il gruppo di Napoli, però comunque siamo in contatto. E non so, oltre al gruppo Emergency, il gruppo del padre vescovo Raffaele Nogaro, il comitato Caserta di Città di Pace, che proprio quell'anno cominciarono a organizzare una serie di iniziative. Una serie di iniziative alle quali io partecipavo perché volevo ascoltare. Nel frattempo venimmo a conoscenza della venuta dalle nostre parti di padre Alex Zanotelli, un altro colosso, un leader, ispiratore di tutti i movimenti pacifisti in Italia, uno di quelli che in questi giorni ha battuto pesante sulla questione ucraina. E, ascoltando padre Alex Zanotelli, lui diceva le cose che io pensavo dentro di me, che però non avevo il coraggio di esternare, perché pensavo, ma forse io sono pazza, ma no, so cosa che penso io, ma figuriamoci se è veramente così. Invece lui le confermava quello che io sentivo, lui lo parlava, diceva apertamente. Cioè, dopo averlo ascoltato dissi, ma allora non sono pazza, non sono pazza, ma no, non sei pazza, dissi. Continua su questa strada, mi spinse a continuare a proseguire questo percorso, e quindi l'incontro anche col padre vescovo Raffaele Nogaro, che è una persona che con tuttora siamo in contatto, è lui il nostro ispiratore, ma ha un carisma fondamentale, un carisma bellissimo, cioè una delle poche figure nella Chiesa a essere credibili, a essere proprio l'immagine di quella Chiesa dal basso, sì. Così come ha voluto Cristo, diciamo. Perché la Chiesa attualmente purtroppo sta perdendo le staffe, si sta lasciando prendere un po' dalla questione politica. La Chiesa è un'azienda. Che la Chiesa non ha, la Chiesa dovrebbe essere povera. E la Chiesa ha tante istituzioni. Poi nella Chiesa
Lasciamo perdere la questione perché poi insomma andiamo oltre. Oggi bisogna parlare di pace, però parlare di pace significa seguire il messaggio di Cristo, che è stato il primo che ci ha trasmesso questo messaggio dal basso, però lontano dalle ricchezze, vabbè, ed siamo sempre lì. Purtroppo non è così oggi. Oggi i valori, che se valori si possono chiamare, sono quelli dell'interesse personale, sono quelli dell'arrivismo, sono quelli del protagonismo. Sì, sì. E quindi poi, come stavo dicendo, la vera, cioè la scelta definitiva a seguire questa strada fu proprio la partecipazione alla grande marcia contro la guerra a Roma. Il 15 febbraio 2003, manco a farla apposta, in questi giorni è ricorso il 19° anniversario, proprio ritorniamo dopo 19 anni a scendere in piazza per manifestare contro la guerra in Iraq, contro la guerra in Ucraina. Non è cambiato niente. Mi sembra che in 20 anni che cosa abbiamo fatto? La politica ha fallito da questo punto di vista, la politica ha fallito, noi movimenti esistono, i movimenti per la pace lavorano, non hanno mai messo da parte la loro voce, siamo stati inascoltati perché la politica non agisce con un linguaggio di pace, ma agisce per i propri interessi e tornaconti personali, e fin quanto si andrà avanti di questo passo, noi non faremo altro che peggiorare ed aggravare la situazione a scapito dei più poveri, dei più deboli, perché chi va a pagarne le spese sono le fasce più precarie. Solo ed esclusivamente loro, sì. E oggi in Italia la povertà sta alzando la soglia, no? Prima c'erano parametri molto più bassi per la povertà, adesso invece ci si avvicina molto. Oggi la media borghesia è povera, chi vive di stipendio, non è più agiato come una volta. No, il stipendio adesso diventa, cioè il minimo. Una volta, nel dopoguerra, quando iniziava la ripresa, noi parliamo dei piccoli centri territoriali, ma anche purtroppo il capoluogo è così, assistiamo alla chiusura giorno per giorno di tante attività storiche, e non è una bella cosa, perché queste attività rappresentano la storia della nostra, del nostro territorio. E vederle chiuse significa assistere a una sconfitta proprio dell'imprenditoria locale, quindi l'affermazione delle lobby che vogliono prendere possesso di... Certo. Ma io non dico, vabbè, voi fate in modo che le attività chiudino, però date la possibilità a queste persone di trovare un lavoro, perché se uno lavora ha un'attività propria a 50 anni, a 60 anni, prima della pensione, è costretto a chiudere, dove lo trova il lavoro? Chi ti prende a lavorare a questa età? Non puoi. Allora che fa? Il governo deve per questo aiutare la piccola imprenditoria. Se io penso che il governo pensi veramente ad altre cose. Veramente. Non ci siamo. Dove andremo a finire? Faremo una rivoluzione, si farà una rivoluzione. Tu ci credi? Si arriverà a questo, la guerra civile, cioè la gente non ce la fa più. Ecco, noi oggi vogliamo parlare di pace, però non può esserci pace senza giustizia sociale, difesa dei diritti certamente, di ogni persona, certo. A partire dal diritto al lavoro. Sì. E tutto parte da lì, le basi. Non possiamo innalzare un pilastro se non ha una fondamenta stabile. Ma infatti, voglio dire, chi almeno per... per la TV, no? Voglio dire, a Sanremo ho letto che Amadeus ha dichiarato il proprio Sanremo il Sanremo della pace e il Sanremo dell'amicizia. Però Amadeus sa che ha 500.000 euro, voglio dire, cioè no. Per cui è molto facile parlare di pace. Sinceramente boicotto questi... È molto facile parlare quando hai la schiena al sicuro. Ma se il disagio cresce continuamente, è anche difficile parlare di pace perché si è incazzati.
dentro di sé, no? Innanzitutto, prima di parlare, bisogna testimoniarlo con la vita. Se io percepisco uno stipendio, cioè per essere ospite di un programma mi danno non so quanti euro, tantissime, cioè, è un'ingiustizia, cioè è un controsenso. Io vado a parlare di pace, di giustizia sociale, di camorra, vado a parlare di legalità e poi percepisco, ma chi, non prendiamoci in giro. Vabbè, ma ormai è così, no? Dovrebbe farlo gratis. Ormai è così. Dovrebbe farlo non pure, dico gratis, non dico gratis, almeno le spese per il trasporto, per questo qua, solo per questo, e basta. Perché sinceramente io quando mi hanno chiamato, oggi ho condiviso un post, alcuni anni fa sono stata, nel 2019, prima di questa pandemia che ha bloccato tutto, sono stata in Sicilia, ospite di una bellissima manifestazione organizzata dal Rotary Club di Canicattì, del preside Francesco Provenzano, che è un grande dirigente scolastico, impegnato sui percorsi di pace, e organizzò questo concorso con le scuole sul tema per la pace e mi volle ospite e portare questa testimonianza. E io quando vado in giro non chiedo soldi, questa è una missione, chiedo solo il rimborso spese per il viaggio, il trasporto, perché ovviamente non posso farlo pesare sulle spese familiari, questo qua è una scelta di vita, ecco, ovviamente non è che la pace ci fa vivere, ci fa... Ah no, la guerra fa vivere! È una missione, quando si è consapevoli di quello che si fa, alla fine diciamo quello che conta è il messaggio. Tutto il resto passa in secondo piano, questo dovrebbe essere per tutti, se ognuno fa la sua parte le cose possono cambiare, basta metterci l'impegno, un poco di buona volontà e cercare di essere più attenti e di informarsi, come di capire, diciamo questa parla di pace, parla di qua, ma che... Cioè in maniera, io capisco che il momento è difficile, siamo bombardati da tantissimi messaggi, però con un po' di buona volontà qualcosa si potrebbe fare, l'interesse dice, ma perché uno insiste sempre su questo? Ma cos'è? Fammi capire perché. E cominci a documentarti, a leggere. Rispetto al passato, oggi abbiamo la possibilità di poter accedere tramite internet a una fonte inesauribile di informazioni. Certo. Una volta non esisteva. Certo. No, assolutamente. Per no. Fare questo dovevamo recarci alla libreria, far perdere tempo. Invece no, basta che mo con un clic fai sul telefonino e ti trovi un'enciclopedia universale. E invece che fanno questi nostri ragazzi? Guardano, perdono tempo e sviliscono il cervello, lo destabilizzano da quello che dovrebbe essere il loro impegno, cercare di... Il loro impegno per il loro avvenire poi. Di realizzare il proprio avvenire, quindi realizzare significa farlo lavorare il cervello. E invece oggi è il bullismo che... E si lasciano andare a questi episodi... che capitano proprio a scadenza settimanale. Vabbè, poi voglio dire, poi c'entra la scuola, poi c'entra la famiglia, poi c'entra il lavoro, c'entrano comunque in questa situazione di degrado della gioventù di oggi molti elementi che purtroppo contribuiscono a fare in modo che il giovane... Purtroppo, è fatto anche l'ultimo episodio a danno del professore del napoletano che si trovava a fare alcune supplenze a scuola ed è stato picchiato da... No, solo per aver improverato la classe a essere attenti. Pazzesco. Si è trovato a casa sua i genitori di questi ragazzi, ma rendiamoci conto. E i genitori hanno picchiato l'insegnante perché si è permesso di rimproverare i figli a scuola. Cioè, ma a che livello siamo arrivati? Vabbè, ormai c'è l'impunibilità per i grossi mafiosi, per i grossi delinquenti, figurati per chi picchia un professore, voglio dire, non il rigore viene a mancare. Una volta a scuola i
nostri genitori, se noi ci ritiravamo a casa e invece ci beccavamo un bel ceffone per la figuraccia, invece mo accade il contrario. Perché forse i genitori hanno non lo so, hanno voglia di stare... No, non sanno fare i genitori, parliamoci bello e chiaro. Io lo dico tutti i giorni, lo vedo. Quando sto davanti all'albero della pace, lì da noi, vedo passare i genitori che vanno a prendere i figli alla loro scuola, alla scuola che sta proprio lì vicino, io li vedo. E me ne accorgo, fanno tutte certe facce stressate, dico... Ma per piacere. Ma oggi non c'è più la famiglia tradizionale, purtroppo. Dai, vogliamo intervallare questo con un po' di musica. Io ho saputo che tu hai portato dei brani da mandare in onda. Sei messa d'accordo con la regia? Possiamo già mandarne uno. Ok, ascoltiamolo e poi magari lo commentiamo. Quale? Io oggi presento un brano per la prima volta qui a Radio Caserta Nuova. Accendi la pace, quello lì? Accendi la pace. Accendi la pace, quindi è dedicato proprio alla questione ucraina. E Accendi la pace è il brano dedicato alla storia della fiaccola della pace, di questa grande mobilitazione che con il Movimento per la Pace abbiamo portato nella provincia di Caserta a partire dal 2014. Ed è ancora in corso, purtroppo abbiamo avuto questa sospensione per via della pandemia, non abbiamo potuto più organizzare le marce, però ha coinvolto tantissime scuole nella nostra terra, anche a Marcianise siamo stati le scuole, a Caserta siamo stati con le scuole, ed è stata una bellissima esperienza perché noi abbiamo avuto la possibilità di entrare grazie all'adesione di tutti questi bravi e lodevoli dirigenti scolastici e docenti impegnati sui percorsi di pace. Abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di fare l'esperienza di cosa significhi la marcia per la pace, la marcia che io per la prima volta feci a Roma il 15 febbraio 2003, quando scesero in piazza 3 milioni di persone, e che mi diede l'input a questa scelta definitiva per la pace, e che conobbi proprio in quella circostanza Gino Strada. Sono esperienze indimenticabili, sono cose che ti formano, ti segnano. Grande Gino. E quindi accendi la pace, porta in mano questa fiaccola e accendi il cuore con l'amor invece di fare la guerra. Il brano, il ritornello finale, recita queste parole. Ed questo ritornello hanno partecipato un simbolico gruppo di alunni di tutte quelle scuole che hanno aderito a questa mobilitazione, e poi in alcuni passaggi il gruppo del coro gospel degli immigrati di Castel Volturno, dei missionari congoniani, che pure parteciparono alla tappa della fiaccola a Mondragone e a Castel Volturno. Bello. E il brano è stato arrangiato dal maestro Niki Saggiomo di Napoli, che cura gli arrangiamenti dei miei brani, è bravissimo. Dai, vogliamo ascoltarlo allora? Accendi la pace. Ascoltiamo, a giorni andrà il video, così... Anche. Adesso intanto mandiamo il brano. Tra le macerie di questo tempo cavalcanzoni e le speranze sopra quei volti di tanti piccoli innocenti, figli vittime di guerra, figli vittime dell'odio. Tu non pensare che sia lontano, tu non voltare sguardo altrove, perché qui la guerra è proprio in mezzo a noi. Nei tanti sguardi spenti, nei tuoi silenzi complici, ma perché uccidere la speranza di credere?
sia lontano. Non voltare lo sguardo altrove. Ascolta il grido di dolore. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Tu non hai alcun diritto a spezzare i loro sogni. Aggrappati ad una bambola. Piccoli innocenti piangono, pagan peso amaro, ma dalle loro lacrime un fiore nasce. Senti la pace, ma è una canzone bellissima però. È bella. Come testi e come musica anche. Cioè... È bella. No, infatti, no perché quando mi venne l'ispirazione provai un'emozione, perché sinceramente non aspettavo che mi sarebbe uscito un motivo così. Ovviamente l'arrangiamento lo ha di Nicky, l'ha arricchita grandemente, però è bello il testo, poi è proprio una mobilitazione, una... Ti ridono gli occhi, che è successo? Stai parlando della canzone? Sì, mi fa commuovere, sinceramente, perché penso a tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Poi guardando il video di questo brano che pubblicherò a giorni, ci sto ancora lavorando, purtroppo non si riescono a mettere tutte le immagini, tutte le manifestazioni in un brano, tanto è vero che ho pensato di mettere sia il brano e dopo di ripetere lo stesso brano però solo in versione base musicale con i cori, perché non ce la faccio veramente a inserire tutte le immagini su internet. Ci sono tante marce, ragazzi che parlano, poi la manifestazione di qua, la manifestazione di là, insomma dobbiamo mettere tante scene perché
è proprio il brano che descrive la storia di questa mobilitazione che ha portato comune per comune anche a Caserta, a Barcianise, ha portato l'albero della pace, che è il simbolo vivo, il monumento vivo dedicato a tutti i caduti delle guerre, delle stragi, delle criminalità, terrorismo, mafie, e sono tanti, del comune che ha ospitato la mobilitazione nel mondo. Quindi ricordiamo anche tutte le vittime delle mafie, però in questi giorni, proprio oggi, ricorre l'anniversario della, il primo anniversario della morte dell'ambasciatore Luca Attanasio. Sì. Oggi se ne è parlato, l'ambasciatore italiano in Africa ha cercato di portare pace, purtroppo è caduto in un agguato insieme ad altre persone che lo accompagnavano. E anche lui è una vittima delle guerre, delle ingiustizie. Come no? Vai a portare pace e ti ripagano con una mitragliata di Kalashnikov, vuol dire che... Sì, e poi voglio ricordare anche Giulio Regeni, se magari dopo riusciamo a mandare pure il brano dedicato a Giulio, un altro ragazzo vittima di questa ingiustizia, un ragazzo che questo, si trovava a questo proposito devo dire una cosa molto importante, la voglio proprio dire perché leggendola mi è piaciuta proprio. L'Orchestra della Scala di Milano è stata invitata dal governo egiziano a tenere dei concerti di musica classica, si sono rifiutati. Il governo egiziano aveva invitato l'Orchestra della Scala di Milano a tenere dei concerti in Egitto. Sì. Loro si sono rifiutati. Allora, non verremo a suonare in un paese perché ad oggi non è stata ancora fatta giustizia e non è stata ancora fatta verità. L'Egitto continua a mentire sulla questione di Giulio Regeni. Eppure Giulio era lì, stava svolgendo delle ricerche perché stava studiando, faceva parte della... stava svolgendo una ricerca per la sua laurea di dottorando all'Università di Cambridge, eppure è caduto in un agguato, è stato preso per entrato in determinati circuiti, ha scoperto delle cose e ha cercato di portarle alla luce. Questa cosa ha dato fastidio ai servizi segreti, hanno pensato che lui fosse una spia. E quindi lo hanno preso violando tutti i diritti in tema di diritti internazionali, perché non era lecito catturare una persona, non era proprio lecito. Prima di mettere in atto questa azione, a parte questo, insomma, il ragazzo è stato torturato, la cosa è una cosa proprio dell'altro mondo, cioè, ma quando mai un ragazzo proprio... Sono cose di questo mondo, cioè, purtroppo. Cioè, un nostro figlio va a fare una ricerca in un territorio straniero e poi lo rivediamo morto, ma dove c'è una cosa proprio che non si riesce a spiegare. E Giulio veramente ha dato tanto, ha fatto tanto per... Ma forse la verità non viene a galla anche per il poco peso politico che ha l'Italia comunque. L'Italia continuano a fare chiacchiere, avrebbero dovuto intervenire subito e condannare questa... Invece si è parlato di collaborazioni tra i servizi segreti italiani. La diplomazia di qua, la politica continua a ripeterlo, si perde in chiacchiere. Non funziona così secondo me. Non è efficace, ecco, purtroppo mi rendo conto che non è facile perché la politica fa parte di un ingranaggio, non è che io come ministro mi impongo, pretendo una risposta e poi alla fine devono essere gli altri che devono acconsentire, devono... Ma poi anche essere d'accordo, tutti sostenere la stessa linea per riuscire a raggiungere l'obiettivo, però è difficile perché ogni giorno chi ne dice una cosa, chi ne dice un'altra e siamo sempre lì. Però voglio dire, se un governo non accompagna, non supporta, non,
non aiuta i movimenti pacifisti, cioè vuol dire che qualcosa non va. Ma perché non c'è una politica di pace? Aiutano soltanto quelli che riconoscono. Non c'è una politica di pace, non c'è una politica di pace. Per questo, perché se il governo agisse con un programma fondato sulla giustizia, tutto quello che a cui siamo costretti ad assistere ogni giorno non accadrebbe. Questo. Siamo purtroppo in un brutto momento, veramente bisogna farsi un esame di coscienza, bisogna chiedersi e scegliere da che parte stare, perché così come stiamo andando noi parliamo del governo italiano e chiaramente ci lo mazzoliamo anche perché voglio dire siamo italiani, quindi dovremmo essere tutelati dal governo italiano, però in tutto il mondo. E tutto il mondo è così. Tutto il mondo. Si perde tempo a sparare addosso a manifestanti. Purtroppo ci sta, il mondo c'è questa grande cupola dove in alto c'è questo personaggio, questa figura di spicco che comanda. Il vero grande fratello, non quello che danno per televisione, ma il vero grande fratello. Quello che decide l'andazzo delle cose così come devono andare. E i nostri politici e la politica in generale sono solo dei manichini che devono obbedire agli ordini. Nel momento in cui tu disobbedisci ti fanno fuori. Quindi non siamo liberi, assolutamente. No, appunto, ma noi parliamo di uno Stato democratico, in realtà la democrazia non esiste. Esiste soltanto a parole, come la Costituzione. Leggiamo la Costituzione ogni giorno, leggiamo la Carta dei diritti umani ogni giorno. Proviamo a leggere già i primi articoli per capire che purtroppo non è stato fatto nessun passo avanti. Assolutamente. Stiamo parlando delle stesse cose di cui si parlava nel 2013, quindi vuol dire che nel 2003, perdonami. Quindi vuol dire che davvero non è stato fatto nessun caso. Anzi, si sono incrementate le scene di guerra al mondo. Addirittura non potevamo mai pensare che un giorno sarebbe scoppiato, per motivi politici ben seri comunque, perché... Sì, perché io mi sono informato. Ci sono. Però restano comunque voci inascoltate, voci isolate, fanno parte di una minoranza, però noi dovremmo cercare di sostenere queste voci, e per sostenerle significa anche agire con responsabilità nel momento in cui io vado a esprimere il mio voto. Sì, va bene. Questa è una storia vecchia come il mondo, purtroppo. Tu ovviamente hai fatto parte di quest'altra mobilitazione contro la terra dei fuochi, mamma mia, insomma, veramente dovremmo scrivere un libro della storia della nostra terra, di tutte le mobilitazioni che si sono svolte in questi anni, perché io sono partita dalla pace, però dalla pace poi subito è venuta fuori la questione ambientale. Noi come possiamo parlare di pace senza difesa dell'ambiente? E inizia la battaglia al San Nicola, che comprende tutta la conurbazione, San Marco, Maddaloni, Marcianise, della discarica Luttaro, ma una cosa vergognosa proprio. E non è ancora finita, perché adesso vogliono imporre il biodigestore sempre in quella zona. Noi già è stata dichiarata disastro ambientale. Che altro vogliamo? Sul disastro vogliamo ancora accumulare altri disastri. Poi abbiamo la questione dei roghi. Cioè, ma noi che cosa stiamo respirando? Allora approfitto per salutare il carissimo direttore del Corriere di San Nicola, è un grande amico della pace, Nicola Ciaramella, giornalista Nicola Ciaramella, ciao, perché con lui sul suo sito, sul suo giornale ha parlato da una vita del mio impegno, ha dedicato tantissime pagine. Ed è stato l'organizzatore del recente concerto per la pace che si è svolto a San Nicola presso la chiesa Santa Maria degli Angeli di Don Franco Catrame. Don Franco, saluto anche Don Franco. Io mi associo ai saluti sia di Nicola. Ciao Nico, speriamo di vederci molto presto, stammi bene.
E Don Franco veramente anche lui è uno, è un grande sacerdote a stile Nogaro, ecco, ci troviamo in sintonia. Ha avuto coraggio a organizzare un concerto per la pace? Ti credo. Perché non è che tu dici concerto, di solito sotto Natale fai i concerti di Natale, certo. E tu sempre solite canzoni, infatti io disse a Nicola, Nicola, ma insomma è un concerto di Natale, o è un concerto per la... No Agnese, tu sei l'ospite e devi essere colei che deve dare il messaggio di pace, infatti ne ha approfittato e gliel'ho detto, ho cantate due, gliene ho parlate, purtroppo io quando inizio a parlare, ecco, o si dicono o non si dicono, no, certamente. Voi avete detto che dovevo parlare e io ho parlato, il mio dovere l'ho fatto, cioè nella mia piccola, ovviamente la mia piccola parte, un contributo, perché purtroppo al di là delle parole bisogna unire le azioni e quindi l'esempio, la mobilitazione quotidiana, cerchiamo di fare la nostra parte. Ognuno nel nostro piccolo dovrebbe fare qualche cosa. La musica può fare tanto, diceva un poeta, la musica non può cambiare il mondo, ma può cambiare il cuore delle persone. Tempo di pensare, sì, l'abbiamo ascoltato. Sì. Perfetto. Sì, mandiamo quella, dai. Ok, grazie alla regia, prossimo brano è Tempo di pensare. Questa è... sta su internet con il video, ovviamente una serie di immagini, cose, proprio un bombardamento. Possiamo andare, questa è anche tua. Bombardamento di tutte le immagini, cose, parla di tutto. È la desertificazione che stravolge l'ecosistema, si tramuterà in un giardino, in un'oasi di pace. Bisogna crederci, lavorare, impegnarsi a realizzarlo solo se ognuno farà la propria parte, questo miracolo si avvererà. È tempo di pensare, è tempo di agire. Agire con coscienza, vincendo l'inerzia, per quante volte abbiamo dimenticato il senso, volendo il nostro sguardo lontano dalla pace, i roghi che bruciano nel cuore del mondo, mercanti che iniettano un veleno mortale, la guerra che stermina milioni di popoli e chi tenta la fuga soccombe nei mari. È tempo di pensare e non si può far più finta di nulla. Quanti crocifissi viventi disfatti sotto un immane peso. Nostri passi, prima che sia troppo tardi, prima che muoiano in tanti. Oh, dove sei umanità? Oh, alla manipolazione delle coscienze. È tempo di agire, agire con coscienza, vincendo l'inganno dell'animo corrotto, la causa d'ogni male, che infetta niente. Che ti stai facendo? Dobbiamo fare una riunione perché io ho parlato con Enzo. Metti le cuffie che stai in diretta. Perché dobbiamo vedere di fare qualche cosa. Ma te lo passo, eh.
Nico, sei in diretta? Sì, 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 grazie. Due grandi insieme come Edson. No, Nicola, io una grande... non mi è mai capitato di ascoltarli o di vederli. Sono gioioso proprio in queste mie parole, perché vorrei esprimere tutta la gioia per due grandi personaggi che in questo momento stanno parlando ai San Nicolesi. Nicola, io sono solo grosso, non grande. Grande è lei. Due argomenti, no. Grande significa presenti, innanzitutto, amici, ve lo sapete meglio di me. Quando si è presenti si può parlare, c'è molta gente, parla, ma non è presente, poi non la vedi più, sparisce. Le parole che riempiono la bocca a tante persone poi diventano palloncini che volano e non si vedono più. Invece i presenti sono i grandi, perché la storia non è fatta solo di grandi nomi, di grandi personaggi, di grandi condottieri, è fatta di piccoli personaggi, cittadini, giornalisti, musicisti, che danno il loro contributo, che diventa molto più grande di quello che danno i grandi, perché lì sono chiacchiere, invece le vostre sono testimonianza di presenza. Su, e questo poi chiudo, due argomenti, dicevo, pace e ambiente, che stanno massacrando da una parte il mondo e dall'altra il mondo e anche il territorio di San Nicola la Strada, perché scrivono tutti del Dio di Gesù. Caro Agnese, fammi ascoltare questi 20 secondi e poi tolgo finalmente il mio fastidio. No. Allora, tutti parlano, grazie, tutti parlano di Dio, Dio di Gestore di Ponte Selice. Là c'è il Palazzo Reale, sì. il turismo che non si evolverà perché c'è questo Dio di Gestore. Certo. Dimentichiamo che al centro di Ponte Selice e al centro di Louttaro, cioè a est e a ovest, c'è San Nicola la Strada, la città più massacrata. Tutto il territorio, non solo tutto il territorio che sta lottando con San Nicola la Strada. Certo. San Nicola è città per la pace, ricordiamo. Che viene massacrato, viene massacrato da anni. Sindaco, e come hai detto, anche prima tu, Agnese, di avercela con questo territorio. Basta, abbiamo dato troppo e non dobbiamo più dare, perché abbiamo dato in termini di vite umane, in termini di malattie, ci metto anche la mia, ma non mi piace dirlo perché sono in cura al Pascale, il grande Pascale in cui sono in cura, ma io lotto forte e ce la farò, perché ho dentro di me una forza incredibile che la spento anche come messaggio per gli altri, per i politici soprattutto, che vogliono insistere su questo immarcescibile pensiero fisso di massacrare ambientalmente la zona di San Nicola la Strada, Maddaloni, San Marco, come diceva prima Ginocchio. Tolgo il disturbo. Nicola, io voglio dirti che tu non è stato un disturbo, ma è stata una testimonianza preziosissima per il programma. Penso che Agnese sia d'accordo con me, senz'altro. Sì. Voglio ti abbraccio veramente forte, grazie, per la lotta, grazie, che stai sostenendo. Ce la farai, tu grazie. Sei un guerriero, tu sei un vincitore. Certo. Ce la farai. Grazie Nicola. Grazie a voi e veramente vi abbraccio con tutto il cuore, e grazie anche a Enzo Di Nuzzo che permette queste meravigliose trasmissioni. Grazie. Ciao, ciao ragazzi. Arrivederci presto. L'abbraccio, ciao. Speriamo, ciao. Di vederci presto. Va bene, ciao. È stata una sorpresa bellissima la telefonata. E a Nicola, ricordiamo, San Nicola la Strada è città per la pace. Sì. E il titolo, io l'ho ricordato. Speriamo anche che faccia fede. È un titolo che fu introdotto dall'allora sindaco di San Nicola, Nicola Tiscione, l'avvocato Nicola Tiscione, che colgo l'occasione anche per ricordarlo, perché è stata una grande figura impegnata fortemente sul percorso di pace alla scuola di Raffaele Nogaro. Saluto anche il vescovo, il padre vescovo Raffaele Nogaro, e qui a San Nicola abbiamo l'albero della pace perché abbiamo organizzato per ben due volte la tappa della fiaccola della pace nella piazza Nasseria. Abbiamo l'albero, due alberi, uno dedicato ai giudici Falcone e Borsellino e un altro albero dedicato proprio alla mobilitazione della fiaccola, intitolato alla memoria di Nicola Tiscione, sindaco di pace. E per la mobilitazione invece che fu dedicata
ai giudici Falcone e Borsellino organizzammo a San Nicola, in collaborazione con la Proloco, diretta, guidata dal carissimo dottor Carlo D'Andrea, il presidente della Proloco, che colgo l'occasione per salutarlo, che tra l'altro è stato anche il socio del Movimento per la Pace per un periodo, ha ricoperto l'incarico di vicepresidente e mi ha supportato. Attualmente Carlo si trova a Milano, si è trasferito a Milano per la famiglia, ma anche per questioni di salute, pure lui purtroppo una vittima. Accidenti. Della terra dei fuochi. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo a questo punto. Agnese, grazie. Grazie. È stata veramente una trasmissione importante con te vicino. È stato bello tutto quello che ci hai detto. Complimenti per le tue canzoni. Sono veramente, da musicista ti dico, le voglio suonare. Poi ci metteremo d'accordo in sede privata. Sono belle, però suonate dal vivo con un pezzo grosso come te, veramente. E lo faremo. Ci penseremo. È una promessa che ti faccio, lo faremo senz'altro. Programmeremo davvero, qualcosa lo faremo. Da fare insieme. Perché io credo che parlare di pace attraverso la musica sia un messaggio incisivo e diretto e colpisce direttamente il cuore. E speriamo che la gente abbia tanto cuore da poter... Con artisti impegnati, con artisti doc, e tu sei uno di questi. Ti ringrazio, perché, ti ringrazio davvero. Veramente sono io... ti sono grata, sono onorata di aver fatto parte di questa tua realtà, questo bellissimo programma che porti avanti. Questo non è il nostro ultimo appuntamento, ce ne saranno degli altri. Questo è poco, anche perché ne hai tanto da dire e io nel mio piccolo ti darò tutto lo spazio di cui tu puoi avere bisogno. Ti abbraccio forte. Grazie. Salutiamo Nando Cuomo. Grazie Radio Casertanova, grazie per la collaborazione. E in bocca al lupo e buon lavoro. E buon lavoro. A martedì prossimo. Ciao ragazzi, da Cadaveri Eccellenti, Antonio Sutta, Agnese Ginocchio.